Siamo a Napoli in un momento particolare, in un periodo Covid sostanzialmente. Siamo in attesa del maestro Peppe Barra per vedere se riusciamo a strappargli qualche battuta. Mi pare che sia particolarmente teso, non so il perché, ma quindi noi aspettiamo fiduciosi. Sta per essere portato qui nella postazione l'assessore. Allora, intanto che aspettiamo il maestro Barra, siamo qui al banco Crispo, confetti d'autore, possiamo dirlo con grande convinzione e soprattutto con grande chiarezza. Confetti Crispo fanno parte della storia di questa meravigliosa città che è Napoli. Gennaro è uno dei responsabili marketing. Gennaro, stasera siete qui a... Restiamo a Napoli, perché dobbiamo restare a Napoli? Dobbiamo restare a Napoli perché Napoli offre tantissime opportunità di svago, di divertimento, di turismo. C'è la possibilità di fare anche turismo e divertimento qui a Napoli da napoletani, non c'è bisogno di andare fuori. E sono tanti i napoletani che non conoscono la città? Parecchi, infatti qua tutte le sere questa manifestazione ha fatto sold out, che è stato, diciamo, un vero successo sia della città, anche una conferma che comunque c'è tanta gente, quindi... Insomma, perdona, mi sembra una marchetta pubblicitaria, ma perché mangiare i confetti Crispo? È una mia curiosità. Perché? Non ho capito la domanda. Perché mangiare, comprare, acquistare, preferire i confetti Crispo? Ma i confetti Crispo sono innanzitutto la tradizione dei confetti a Napoli e nel centro-sud Italia, sicuramente. Insomma, sono veramente un'azienda di grandissimo livello, di grande qualità, di grande attenzione a quelle che sono tutte le varianti di prodotto. E poi sono molto attenti anche all'ambiente e, diciamo, la produzione, che siano ecosostenibili, quindi comunque è un'azienda da premiare, sempre presente anche a grandi eventi, ma non solo per pubblicità, proprio perché loro ci tengono a supportare. È un pezzo della storia di Napoli. Sì, assolutamente. Barra, un pezzo di storia, arte, cultura, recitazione. Su Peppe possiamo dire di tutto e di più. Peppe, stasera una serata importantissima, anche se funestata da questa nuova restrizione Covid. Purtroppo da domani sai che ci sta di nuovo l'obbligo delle mascherine. Artisticamente come stai vivendo questo momento? Comunque Napoli artisticamente non si ferma mai, come ben abbiamo visto in questo momento drammatico. È proprio una reazione artistica, poetica e magica. Stasera si conclude una bella serata, una bella rassegna, e devo dire abbiamo tutti quanti contribuito a rendere un poco più allegri e più gioiosi i napoletani, e questa magia, devo dire, la magia di Napoli ce l'invidia tutto il mondo. Speriamo che con questa magia possa essere anche una magia esorcistica per far finire questa brutta pandemia, che è veramente triste e brutta. Assolutamente sì, Peppe, restiamo a Napoli perché? Dammi un motivo. Recitiamo a Napoli perché? Prima di tutto perché Napoli è stata ed è ancora una capitale europea di cultura. Noi ne abbiamo tanta di cultura e tanto amore per la cultura, per cui perché Napoli? Ecco perché.